Iniziamo oggi la prima puntata di una serie di incontri che abbiamo voluto chiamare il caffè del benessere. Incontri dove attraverso un confronto con ospiti prestigiosi cerchiamo di fare un viaggio all'interno della realtà attuale che stiamo vivendo e anche avere una proiezione verso quello che ci aspetta nel futuro e come noi pensiamo di poter affrontare al meglio il futuro per stare sempre meglio nonostante tutto. Sono qui oggi con un caro amico Tony che ha un osservatorio psicologico importante nella dimensione attuale di questa diciamo, situazione atipica, oserei dire, difficoltosa che stiamo vivendo, quindi volevo condividere con te un po' quello che sono diciamo, le situazioni un po' psicologiche, sociali, relazionali che state intercettando dal vostro osservatorio. Ma intanto grazie per questo caffè che in questo momento è un caffè di condivisione, di piacere e di condividere con un amico come te. Direi che il tuo libro, La cosmetica umanistica, ha già contenuto di grande rilievo rispetto a questa tematica. Sicuramente oggi il benessere è un tema fondamentale, però dobbiamo capire e declinare cosa vuol dire benessere. Benessere è sicuramente una capacità dell'uomo di stare con l'uomo, di stare con In se stesso. relazione, Sì, benessere relazionale. il benessere relazionale, sì, perché E in questo momento di lockdown credo che sia messo a dura prova la sì, relazione. mentre sai, nel primo lockdown c'era più coesione sociale, c'era più capacità delle persone di stare insieme perché era la prima volta che si incontrava un nemico del genere. Ciò ha creato coesione, perché è come se si fosse creato all'interno della comunità un nemico esterno. Quando tu hai un nemico esterno, aumenti la coesione all'interno del gruppo di appartenenza. E poi c'era questo slogan, andrà tutto bene, e comunque avevamo anche Aveva aiutato a un tempo. Ho aiutato molto. Nel secondo lockdown, invece, c'è un problema comunicativo. Quindi questo problema comunicativo mette confusione. La confusione è un limite per l'uomo cioè perché comunicativo nel senso che non si capisce dove stiamo andando, quanto durerà, come verranno, e soprattutto magari essendoci il Natale alle porte. C'è tanta aspettativa anche di condivisione di celebrazione, a parte tutto il disagio, il disastro, se oserei dire, economico nel quale noi stiamo vivendo, c'è anche tutta un'aspettativa verso il Natale, la condivisione, l'ultimo dell'anno, eccetera, che sembra essere messa in discussione, questo vuoi dire? sì, guarda, tu hai centrato un aspetto proprio fondamentale. Credo che sia un'esperienza quasi unica, se non rara sicuramente, che noi in 2000 anni ci ritroveremo in una confusione di contatto. Cioè, ci troveremo a festeggiare un Natale che per noi è un fondamento, no? Non è solo una festa religiosa, è anche un fondamento antropologico, un'appartenenza, la condivisione con l'altro, gli abbracci, Famiglia, la gli famiglia, amici. no? Dove c'è tutto un tema del benessere relazionale, del poter star bene abbracciato all'altro. Vivremo un Natale dove ci sarà una confusione di abbraccio o non abbraccio. Sono spinto all'abbraccio e invece non posso abbracciare. Le mascherine, il distanziamento e soprattutto la confusione. Tutto ciò genera ovviamente un disorientamento. Il disorientamento è legato anche a una incapacità dell'uomo a dare un senso all'esperienza di stare nel mondo. E questa incapacità o difficoltà crea un sottofondo di, come dire, disorientamento anche emotivo e anche di che ruolo ho nel mondo, La come bellezza, la percepisco. cosmetica può avere un ruolo di supporto, di aiuto, di sostegno, secondo voi? Sicuramente la bellezza in termini di costruzione del benessere individuale, gruppale e comunitario, assolutamente
stato un portatore sano di bellezza, una tensione alla bellezza, per cui la bellezza è il beauty, il rituale di bellezza, il prodotto che già nelle sue componenti tecniche e chimiche ti protegge, è un prodotto in qualche modo che già ti garantisce protezione, ti garantisce una vitalità ecosostenibile per lui. D'altra parte però il cosmetico è anche un mediatore relazionale, perché mi aiuta, mi spinge alla relazione con l'altro. Ma in questo momento del Natale, per esempio, noi potremmo dire: ma perché non utilizzare il cosmetico, il mediatore, con degli scambi di coccole tra i partner, tra le persone che si vogliono bene, proprio come coccole, come massaggi, come elemento di riunione del corpo, del contatto, farlo contatto appunto nella duplice accezione. Sicuramente questo tuo intendere la bellezza e il beauty, che proviene da tua esperienza di lavoro, che ti ha, come dire, a un certo punto dici: beh, devo rivedere un po' come mi oriento, no? Che vuol dire la bellezza oggi? È perfettamente in linea con l'idea dell'uomo relazionale, che il cosmetico e la bellezza sono sia prodotto che servizio, sia appartenenza, e in questo modo è benessere relazionale che appartiene a tutti gli uomini, perché è una caratteristica dell'uomo, no? Quindi un messaggio a tutti i nostri ascoltatori, un po' quello che soprattutto gli operatori della bellezza e del benessere, e anche tutti i consumatori, che possono trovare all'interno di un cosmetico un punto di riunione, un punto di contatto, quindi un punto di condivisione e di unione, quindi che la bellezza può effettivamente essere terapeutica, e in questo momento di necessità di risollevamento dello spirito, dell'anima, e soprattutto di ritrovamento di un benessere razionale. Quindi, sì. Proprio in questo senso, immaginiamoci che la mattina del Natale ci svegliamo, ognuno di noi si fa bello e si fa bella perché deve incontrare l'altro. Quindi il cosmetico è un elemento. Quindi diamo un messaggio, insieme ai saluti, diamo un messaggio di forza, di speranza a tutti gli operatori della bellezza, anche di responsabilità per il loro ruolo sociale, posso dire umanistico. E a tutti arrivederci a presto con un'altra pillola. Grazie. Buon caffè a tutti.